Ciao ragazze, allora questo è un video nuovo nel mio canale, cioè un video di capelli. Nello specifico vi parlerò di extension. Queste sono quelle che mi sono state inviate da un negozio eBay, di cui trovate il link sotto nell'info box. Questo è un kit, adesso vi farò vedere da quanto extension è formato. Sono capelli veri. In questo caso biondo chiarissimo, il colore dei miei capelli più o meno, e sono a clip, quindi le clip sono cucite sull'attaccatura del capello. Ora ve le apro e ve le faccio vedere nel dettaglio. Allora, questi sono i capelli. Come vedete sono 1, 2 e 3 pezzi più grandi, più larghi, e 4 pezzi da una clip sola meno grandi. Queste lunghe hanno tutte e 4 clip, e le clip sono queste qui, che questa adesso è aperta e così chiusa. Sono morbidissime e sono anche facili da usare. Dopo vedrete nel video applicativo, nel tutorial applicativo, come si mettono. L'unica cosa da fare quando vi arrivano è lavarli con shampoo e balsamo delicati, sciacquarli bene e poi una volta asciutti piastrarli, perché all'inizio se li mettete appena vi arrivano, li provate e li mettete per uscire, cascano tantissimi capelli. Cioè, sfilettando così sulla mano vi trovate tantissimi capelli. Poi con il tempo, certo, qualche capello cadrà sempre, perché anche i nostri capelli ogni tanto cadono, quindi è normale. Però comunque non sarà quella cosa eccessiva che c'è all'inizio se non li sciacquate e se non li piastrate. Vi consiglio poi di non piastrarli con il tempo perché si rovinano. E vi consiglio anche di non usarli tutti i giorni. Secondo me le extension queste con la clip sono da usare così ogni tanto, nei momenti più che necessitano di più, ma non tutti i giorni, perché a parte che devo dire, a me avendo capelli fini e pochi, danno un po' fastidio, li sento un po' pesanti, però se li indosso tutti quanti, se invece indosso solamente una ciocca da 3 clip e due ai lati di una clip, comunque sono portabili. Non so, ci sono altre colorazioni, ovviamente c'è nero, c'è castano, ci sono anche dei kit con più extension o dei kit con meno extension, quello ovviamente in base alle vostre esigenze, e quindi anche il prezzo cambia. Vi lascio il link del negozio dove potete trovare queste extension qui sotto nell'info box e anche qui in sovrappressione. E niente, vi lascio al tutorial, se così si può dire, di come indossarle. Vi dico solamente una cosa: all'inizio, quando mi sono arrivate a me, alcune clip erano messe al contrario. Praticamente, vedete, questa è la clip che già era inserita, non ho dovuto staccare. Vanno messe praticamente così, con la clip con i dentini verso giù, in modo che poi dopo premendo si apre e si chiude. Invece a me era arrivata, per esempio, questa, che si vede perché l'ho ricucita io e anche perché è diversa. Era arrivata cucita al contrario, quindi con il pettinino all'insù. Non lo so se è stato un errore di fabbrica che magari è arrivato solamente a me, le altre erano fatte bene, magari a me è capitato quello fallato. Comunque, se succede, se vi arriva così, non c'è nessun problema, basta prendere le forbicine, tagliare le cuciture del pettinino che ci sono qua al lato, girarlo e ricucirlo voi dal dritto. A me è successo con due o tre clip dei capelli e niente. Vi lascio il tutorial, al prossimo video, ciao ragazzi!
Allora, dividi i capelli in sezioni. Così. Poi prendi, sono queste a 3 clip, le apri tutte e 3 le clip e inserisci la clip all'interno dei capelli verso giù e chiudi. Continuo con l'altra, chiudi. Poi tiri giù i capelli, prendi un'altra sezione, mo adesso, a parte che non mi vedo allo specchio, poi io ho pochi capelli, quindi ne uso pochi. Prendete quell'altra, aprite le clip e rifate la stessa cosa verso giù. Verso giù. Verso giù. Tirate giù i capelli. Poi volendo potete mettere anche i laterali, non è allo stesso modo, comunque questo è il risultato.